Si torna a parlare in Valle Camonica dell'ipotesi di abolire il BIM, ovvero quell'ente nato per incassare e gestire quei 6-7 milioni di euro l'anno che le grandi concessioni come l'Enel restituiscono alla Valle Camonica. I 48 comuni interessati dal bacino imbrifero montano del fiume Oglio, che costituiscono il consorzio, concedono lo sfruttamento delle loro acque e la costruzione sul loro territorio di tralicci e centrali a patto di venire risarciti attraverso i sovraccanoni che il BIM riceve e che dovrebbe distribuire ai comuni. In un momento in cui si parla di alleggerire i costi della politica, la domanda sorge spontanea: non sarebbe più conveniente distribuire in maniera diretta i sovraccanoni ai comuni in modo da non dover mantenere un ente pubblico che come tale ha dei costi e delle spese? La proposta di abolire BIM è arrivata in Parlamento per voce dell'onorevole Camuno Davide Caparini della Lega Nord. Noi proponiamo la loro abolizione e il trasferimento di tutte le funzioni e soprattutto dei corrispettivi direttamente ai comuni, perché nel corso degli anni i motivi per cui questi bacini imbriferi vennero costituiti si sono persi, la loro missione è profondamente cambiata e purtroppo sono diventati l'ennesimo soggetto pubblico costoso, pesante, che non attua quello che avrebbe dovuto fare, ovvero semplicemente redistribuire i proventi di uno sfruttamento di una ricchezza territoriale. Allora, in questo senso noi vediamo nei comuni oggi ultravessati i protagonisti ultimi e anche i destinatari ultimi dello sfruttamento delle loro ricchezze, quindi a loro vogliamo dare tutte le risorse.